Allora, l'avevo messo anche diciamo così, nella presentazione di questa live oggi pomeriggio, quello che poteva essere un po' il discorso legato al filo conduttore. Per me uno dei fili conduttori, non dico l'unico perché ce ne sono tanti, per la verità, ma uno dei fili conduttori sicuramente più importanti riguardo al public speaking è il concetto di oratoria. Ora, è vero, io sono di Roma, quindi ammetto che è una passione insana per tutto ciò che significa la romanità, ma attenzione, non sono uno studioso, non sono un esperto e qui dico chiaramente che sono ignorante della storia dell'antica Roma, semmai preferisco la Roma più ottocentesca e così via, quindi tutta la storia da Pio IX in poi, per intenderci. Ma detto questo, dall'antica Roma riprendo un concetto che per me è fondamentale, che è quello della oratoria. Allora, interrompo un attimo la condivisione per chiedervi, per alzata di mano, per che annuite, lo scrivete in chat come preferite. Chi non conosce l'oratoria, non conosce l'oratoria, cioè non ha mai sentito parlare, non sa cos'è. I Bighi, Carla, Giovanna, Ada, poi vediamo ancora. Non siate timidi, perché tanto quello è un concetto. Giuseppe, ok, qualcuno. Molti di più, diciamo, che lo conoscono. Bene, che cos'è l'oratoria? Cicerone docet. Cicerone docet, Dennis, buonasera. Beh, l'oratoria sicuramente è legata molto a Cicerone e Quintiliano. In realtà, alcune cose di cui parlo, per esempio, anche durante i miei corsi, li richiamo addirittura dalla retorica di Aristotele, quindi mi piace anche affondare con solide radici un po' nel classicismo e nella tradizione. E quindi in questo senso la tradizione del mondo greco e del mondo romano rappresentano davvero due pilastri molto importanti. È vero, anche nel titolo di questa live io ho parlato di TED Talk, no? An anche per riprendere cose che ormai sono una vera e propria tendenza. Però non ci dimentichiamo che da questo punto di vista i TED Talk non si sono inventati niente, Steve Jobs non si è inventato niente, semmai hanno ripreso alcuni concetti che tradizionalmente erano già presenti appunto nel mondo greco-romano. In particolare, l'oratoria si concretizza in cinque fasi diverse. Ora, se noi seguiamo queste cinque fasi, che adesso piano piano io vi dirò, e poi trovate tantissimo su questo, quindi voglio dire, è proprio pieno veramente anche l'universo di internet su questo. Sono cinque fasi che se uno segue queste cinque fasi, non dico che è pronto, ma tutta la struttura per poter preparare il proprio discorso in pubblico, una propria presentazione. Vale un po' meno, visto che molti di noi siamo e siete formatrici e formatori, vale un po' meno per la preparazione dei corsi, no? Quindi questo vale più per le presentazioni, per i discorsi in pubblico, in teoria anche per una preparazione di una riunione, fermo restando che se io parlo in riunione, in realtà anche quello è un discorso in pubblico. Allora, quali sono queste cinque fasi? Inventio, dispositio, elocuzio, memoria e actio. Inventio, come suggerisce la parola, ovvero, vi dico la verità, in latino c'è oltre il periodico pure facendo lo scientifico, non brillavo, né in latino, sì, Annalisa la confermo, ma proprio il tre, dall'inizio alla fine. Il mio professore di latino, professor De Santis, un vecchietto che era uno spasso, mi disse: Stefano, di te apprezzo la tua coerenza. Tre meno hai preso al primo compito, in terzo quando ti ho conosciuto, tre più hai preso all'ultimo compito. Per simpatia te l'alzo a 5, professor De Santis, grazie. Quindi per dire, ecco, quindi sono stato coerente, lo posso dire, sono stato coerente. Quindi questo sicuramente mi caratterizza. Ho ripreso poi con la lingua letteratura, perché poi mi facevo sempre con tutta la parte orale, va bene, ma le versioni erano un disastro. Comunque, c'è anche una tradizione di famiglia, perché mio figlio Matteo ha ripreso da me, quindi voglio dire, va bene, è tutto suo padre, questo è tutto suo padre. Comunque, scherzi a parte, invenzio. Invenzio è la definizione dei contenuti, l'invenzione. Potremmo definire con un termine stra usato, per non dire abusato, brainstorming. È un po' quello che noi facciamo da soli, da sole, in compagnia, rispetto a quello che è la definizione dei contenuti, cioè quali sono i contenuti che andrò a mettere dentro il mio speech. Attenzione, ancora non c'è però un discorso di scaletta, eh? La scaletta viene dopo, è la disposizio, come se fosse la disposizione degli argomenti, quindi struttura, elenco, ordine, priorità. Viene fatto tutto
nella seconda parte, nella disposizione. Terza parte, elocuzio. L'elocuzio è, tecnicamente parlando, ai tempi di Cicerone, l'affinamento stilistico, cioè io descrivo il mio discorso e poi lo rileggo, modifico le parole, aggiungo qualcosa, lavoro sul paraverbale, tra breve torneremo sul discorso del paraverbale, e quindi mi preparo. La fase numero 4 è una fase che è trascuratissima ma è fondamentale, si chiama memoria. Ora già io qui vi devo confessare che già mi perdo i pezzi perché la mia memoria non è che sia particolarmente brillante, però al di là di questo, la memoria che cos'è? Quello che chi parla fa per ricordare meglio le cose, per intenderci, le slide sono uno strumento tra gli altri, posso dire anche ottimo, di supporto alla memoria, ma attenzione, la memoria è un'accezione più moderna, significa anche cosa facciamo noi per facilitare l'apprendimento, la memorizzazione, l'elaborazione, la comprensione e così via dei contenuti da parte delle persone che ci stanno ascoltando. Quindi la memoria vale nel doppio senso, quello che ricordo io, che faccio per ricordare bene io, ma anche quello che faccio per far ricordare. E qui le slide sono un supporto, intendiamoci. I video sono un supporto. Quindi video, slide, icebreaker, aneddoti, citazioni, lavori. Prima di salutarci, vi farò vedere una scena che ho. Questa è una scena proprio a proposito di cose nuove. Questa è la prima volta, come il cantante che fa il concerto dice, è la prima volta che eseguo questa canzone in pubblico. Questa è la prima volta che mostro questa scena in pubblico. È tratta dal film The Circle, per cui così vi dico, lo faremo proprio per salutarci. Ed è una scena bellissima. Perché il relatore, che in quel caso è Tom Hanks, durante una sua presentazione usa proprio degli strumenti per memorizzare e per focalizzare l'attenzione su alcuni elementi. Ecco, questo è un po' anche quello, un piccolo compendio di tecniche di comunicazione, in questo caso le tecniche di comunicazione efficaci in pubblico. Quindi abbiamo detto invenzio, disposizio, elocuzio, memoria, l'ultima, lazio. Eh sì, è malissimo. Volevo fare la azio, quindi atti. Lo so che per noi, soprattutto per ieri sera, non è esattamente una parola che ci piace molto, però è un dato di fatto. Azio, quindi l'azione. Quindi è la parte che noi, io ho lavorato in una multinazionale per tanti anni, che amavamo di dire nella fase di delivery, ecco, quindi sarebbe la fase di delivery, cioè la parte in cui noi siamo di fronte alle persone e stiamo parlando, ma attenzione, non è soltanto la fase di delivery, è come utilizzo la comunicazione non verbale nella fase di delivery, nella fase di action. Quindi, che significa? Che a questo punto queste cinque fasi, come vi dicevo prima, rappresentano una struttura perché dentro c'è tutto, la progettazione, quello che io penso e faccio, il progetto per far sì che sia più efficace, per far ricordare meglio le cose. Come lavoro sulla comunicazione paraverbale e quindi mi preparo anche al mio suono della voce, quali sono i gesti che preparo e così via. Dentro c'è tutto. Cinque fasi, quindi ve le mettete là, ve le ricordate, ve le mettete sulla scrivania quando preparate il vostro discorso in pubblico, è come se fosse una sorta di checklist. In realtà l'oratoria, oggi pomeriggio sono andato a cercare una citazione, anche questa è la prima volta che la mostro in pubblico, perché voglio dire, vabbè, sull'oratoria tanto chi mi conosce già ha sentito parecchie cose, no? Ma cosa vi posso proporre di nuovo? Ecco, questa è una cosa nuova che vi voglio proporre. Una bella citazione di Jonathan Swift, per intenderci quello che ha scritto I viaggi di Gulliver, che dice: nell'oratoria la più grande arte è nascondere l'arte. Nell'oratoria la più grande arte è nascondere l'arte. Che significa questo? Significa che noi, questa è una citazione che trovate spesso in salse diverse, ma viene richiamata da parte di più di qualcuno, dei relatori e relatrici bravi e brave, ovviamente. Jonathan Swift metteva in evidenza un punto fondamentale, che noi dobbiamo, quando parliamo in pubblico, per essere efficaci, è importante dare l'impressione di essere spontanei, naturali, ma dietro c'è una preparazione enorme, perché qui ci sono dei film. Se avete visto il film Jobs, quello per intenderci di Danny Boyle con Michael Fassbender, descrive tre, anzi il dietro le quinte, meglio,
di tre importanti discorsi di Steve Jobs. E in tutti e tre questi discorsi si vede lui che prova fino a praticamente un minuto prima l'apertura del sipario e l'inizio, anzi più che l'inizio, l'ingresso delle persone per il discorso che poi Steve Jobs sarebbe andato a fare. Quindi questo significa che in effetti c'era da parte sua, vi posso dire pure da parte del sottoscritto, perché se ci siamo visti alle 19:00 e non ho aperto qualche minuto prima perché ho finito l'ultima slide proprio 5 minuti prima, tempo di un caffè e poi ero pronto. Questo per dire che chi mi conosce lo sa, difficilmente, anzi mai, propongo la stessa cosa. Cerco sempre di modificare, come vi sto dicendo anche per voi stasera, alle 19 dell'11 gennaio siete disposte a dare un'ora del vostro tempo, è giusto che non sentiate solo cose, magari per chi ha già partecipato altre volte, che avete già sentito, ma anche qualcosa più in aggiunta, perché mi sembra più che in aggiunta una diversa prospettiva. Quindi la più grande arte è nascondere l'arte, significa che l'impressione è quella di essere naturali, spontanei, quasi come se stessimo improvvisando, ma in realtà non improvvisiamo nulla. Questo è in effetti uno dei segreti per la comunicazione efficace. Devo dire che Jonathan Swift, nella sua sintesi, è stato davvero molto efficace.